Cavo manga ragazzi e benvenuti in questo nuovo Acquisti Manga. Fa sempre più caldo, questa stanza diventa praticamente insopportabile e dunque tengo duro per voi. Comunque benvenuti nel secondo ed ultimo Acquisti Manga del mese di luglio, stavo dicendo agosto. Come state ragazzi? Come stanno andando le vostre vacanze? Le mie non ci sono, dunque non stanno andando. Prima di partire ragazzi vi ricordo il codice che vi darà diritto al 5% di sconto su quanto il catalogo manga di Manga Mania, che trovate come sempre in descrizione ed è sempre attivo. Un'ultima cosa ragazzi e poi realmente partiamo, volevo farvela vedere comunque prima perché non c'entra diciamo proprio totalmente con i manga, anzi nulla perché si tratta di un videogames, ma edita da J-Pop. E sto parlando del romanzo di Death Stranding. Eccolo qua in tutta la sua magnificenza, perché è davvero molto molto bello anche come cofanetto, rigido ovviamente cartone, con all'interno due volumi ovviamente romanzo. Dunque sarà tutto scritto, non ci sono diciamo disegni come appunto potrebbe essere un manga. Ecco perché ve lo faccio vedere prima di iniziare realmente diciamo questo Acquisti Manga. Ve lo faccio vedere in dettaglio perché se siete fan del gioco ragazzi, secondo me non dovete lasciarvelo scappare. Prezzo di 12,50€ a volume, prezzo del cofanetto 25€. Detto questo io direi subito di partire con gli shonen. E come non partire ragazzi con il decimo volume di Vigilante. Eccolo qua, edito da Star Comics con un prezzo di 4,50€. Copertina davvero molto bella che vi faccio immediatamente vedere. Guardate che razza di figata, tutta quanta coloratosa, e anche il retro devo dire che ci sta alla grande. Quando vi dico motherfucker ragazzi, cosa vi viene in mente? Ovviamente spero è Wall Trigger, che esce con il suo 21esimo volume. Prezzo di copertina di 4,30€, la copertina classica. Dunque andiamo avanti perché veramente voglio stringere. Non so se ve l'ho detto ragazzi, molto probabilmente no, perché con questo caldo non riesco più a ragionare, ma in questo Acquisti Manga ci saranno 4 novità, senza contare ovviamente il romanzo. E partiamo subito dalla prima, edita da J-Pop, ed è questo capolavoro che sicuramente sarà un capolavoro perché dalla trama e dai disegni me ne sono completamente innamorato. Vi faccio vedere la copertina perché non so, è magica ragazzi, guardate il davanti e il retro, quanto bella può essere. Prezzo di copertina di 6,50€ con ovviamente la sua sovracopertina, ma senza perderci troppo in chiacchiere vai con la trama e le immagini così da farvelo conoscere al meglio. Nella città gialla le fabbriche sputano fumo giorno e notte nascondendo il cielo e gli astri. Il giovane Teo non ha mai visto le stelle, né messo piede fuori dal centro abitato. Da bambino sognava di partire all'avventura, alla ricerca delle creature fantastiche dei suoi libri preferiti, ma è rimasto intrappolato nella realtà e l'officina di riparazioni è ormai tutto il suo mondo. Questa routine viene sconvolta il giorno in cui incontra una bambina diversa da tutte le altre, un'umana alata, una specie nominata solo nelle leggende. Caduta dal cielo, ha perso la memoria e una delle sue ali. Teo farà di tutto per svelare il mistero di questa superstite dei cieli. Vi ricordo ragazzi che in descrizione qui sotto troverete i link di tutti i manga che mostrerò durante questo Acquisti Manga e vi porteranno direttamente al sito Anime Click, dove potrete vedere la trama, le immagini, le recensioni degli utenti se ci sono, i vari prezzi dei vari volumi e tutto quanto il resto. Ma continuiamo con il 12esimo volume ragazzi di Summertime Rendering. Eccolo qua in tutta la sua magnificenza magnifica, prezzo di 5,90€ con la sua sovracopertina. Anche in questo caso non vedo l'ora di leggerlo, ma questa volta ci sono delle cose un pochettino più diciamo interessanti, a mio avviso, come lettura dei manga che ho acquistato. Dunque questo diciamo che sì, è uno dei primi ma un po' dopo, ecco. Infatti uno dei manga che leggerò leggermente prima è il 14esimo volume di To Your Eternity, 5,50€ al prezzo con la sua sovracopertina. Cioè guardate che razza di figata, anche in questo caso bellissima. E passiamo alla seconda e ultima novità per quel che riguarda gli shonen. Anche in questo caso ragazzi è edito da J-Pop. Devo dire che J-Pop sta buttando fuori delle opere davvero molto interessanti e di nicchia, perché in questo caso ragazzi non so quanto tanta gente lo acquisterà e secondo me si sbaglia, devono farlo per forza di cose, perché sto parlando di Metamorfosi, che esce con il suo primo volume. In questa edizione più grande del solito, con ovviamente la sovracopertina a modi Marvel, cioè a modi diciamo comics, no? Un po' più grande eccetera eccetera, davvero molto molto ben fatta. Prezzo di copertina leggermente alto, 9,90€, ma secondo me li vale tutti. E la trama di questo manga ragazzi mi ha sorpreso per la semplicità. È ovviamente un manga di vita vissuta come piace a me, dunque ci saranno dei momenti normalissimi di quotidianità. Per scoprirlo al meglio vai con la trama e le immagini. Yuki è un'anziana signora di 75 anni, vedova da 2, che porta avanti una scuola di calligrafia. Urara è una giovane adolescente divisa tra scuola e lavoro. Le loro strade si incrociano quando, per proteggersi dal caldo estivo, la signora Yuki entra nella libreria dove Urara lavora nel reparto fumetti e acquista un manga Boys Love, una storia d'amicizia che supera la barriera dell'età.
grazie alla comune passione delle due protagoniste. E veniamo, ragazzi, con l'ultimo shonen, ed è il terzo volume di Solo Leveling. Devo dire, ragazzi, che mi sta intrippando parecchio. Questo è un manhwa, dunque coreano. È un'edizione, ragazzi, completamente a colori, dunque tutti quanti i volumi sono tutti quanti full color edition. Non amo particolarmente questa cosa, nel senso che preferirei un manga in bianco e nero, a parte alcuni come potrebbe essere Dragon Ball full color, che quello, insomma, è una roba a parte. Però onestamente preferisco molto di più il bianco e nero rispetto che tutto quanto colori. Ci si deve fare un po' l'abitudine, secondo me, per chi legge manga. Ma comunque ci sta alla grande. Prezzo di copertina di 8,90€ con la sua sopracopertina. Shonen visti, dunque io direi subito di buttarci nei seinen. E partiamo, ragazzi, dalla prima novità dei seinen. Sto parlando di, finalmente, Hello World. Eccolo qua in tutta la sua figaggine, perché lo aspettavo davvero con tantissima ansia, eccolo qua, con anche la trama sul retro, eccetera eccetera. Ve lo faccio vedere un attimo così in velocità, perché secondo me merita davvero tanto. È un cofanetto un po' come quello, un altro di Star Comics, comunque l'ho fatto vedere alcuni acquisti manga fa, che si apre in questa maniera, vedete, c'è tipo un cassetto vero e proprio con all'interno ovviamente i volumi, in questo caso due. Ho preso anche la versione manga, ragazzi, perché ovviamente l'anime l'ho adorato, più che altro il film, eccolo qua in versione Blu-ray, insomma dovevo per forza prenderlo. Dunque lo leggerò ipervolentieri, prezzo di, ragazzi, 12,90€ per due volumi con anche il cofanetto duro rigido. Molto belli questi cofanetti così a mo' di cassetto, non sono poi così esagerati. Dunque io direi di andare subito con la trama e le immagini. Un giorno il timido liceale amante dei libri Naomi Katagaki si imbatte in uno sconosciuto che dice di essere lui stesso di 10 anni dopo. L'uomo gli rivela che presto si metterà insieme ad una compagna di classe, Ruri, che però da lì a poco rimarrà coinvolta in un tragico incidente. Per salvare la ragazza, Naomi deciderà di aiutare l'uomo del futuro. Due mondi si intrecciano sullo sfondo di questa fantascientifica storia d'amore. Da un manga sì di fantascienza, ma di vita vissuta, come abbiamo visto, e d'amore poi anche, passiamo ad un manga sbudellante, onestamente, perché di Aijin si può dire tutto, ma devi per forza dire che è sbudellante, perché veramente ci sono dei combattimenti dove ti taglia le cose, oh mio Dio, sbudella che parte, gente che muore a caso, veramente molto molto bello. Peccato che esca un volume ogni... Io, ecco, questo, ragazzi, questo io lo ricordo tipo fin quando ero piccino, cioè io ho sempre avuto nella mente Aijin, cioè, ma sempre poi, ma sempre davvero, cioè mi sembra come di continuarlo da un'infinità di anni, quando siamo appena, tra virgolette, al 16° volume, ma davvero è una delle prime serie forse che ho iniziato, e si parla dunque di 6 anni fa, 7 anni fa. Lento, però vabbè, fa lo stesso. Eccolo qua il nuovo volume, prezzo di copertina di 5,90€ con la sua sovracopertina. Come vi ho detto anche tutte le volte che lo mostro, praticamente esiste anche l'anime, dunque se volete dargli un'occhiata senza spendere troppi soldi, fatelo pure. Io non ve lo consiglio perché è disegnato in 3D, cioè fatto in 3D merdoso, secondo me, cioè, è orribile da vedere, ma comunque sì, insomma, se uno non vuole prendersi il manga e dunque spenderci soldi, c'è la versione animata. Un manga che vi ho sempre praticamente consigliato fin dalla sua uscita, un po' come Yotsubae, ma un po' più maturo, tra virgolette, anche se le battute e le cose che succedono sono veramente molto comiche, e sto parlando di Olympia Kylos, Guardate che bella la copertina, straordinaria, con il retro dove c'è una ragazza che sta fotografando. Devo dire, ragazzi, la verità, di tutti quelli che vi ho mostrato, oltre a Hello World, beh, quello è un classico intramontabile, questo praticamente è uno di quei manga che non vedo l'ora davvero di leggere. Penso che sia al terzo posto delle letture che vi ho fatto vedere, cioè di manga che vi ho mostrato, no? Perché è davvero una storia bella. Andatevi a leggere la trama su Anime Click, vi lascio, cioè, trovate il link in descrizione. È comica, non sicuramente originale, visto che ci sono stati parecchi film che hanno fatto, che hanno preso, diciamo, spunto, no, dal viaggio nel tempo e quelle robe là, però qua lo mettono in maniera comica ed è davvero molto molto bello. E dunque, se volete una storia non troppo pesante, dategli un occhio assolutamente. Prezzo di 6,90€ con la sua sovracopertina. Dalla comicità passiamo all'ecchi, perché è uscito anche il sesto volume di Row Hero. Eccolo qua in tutto la sua avete capito, no? Se volete, anzi, se avete apprezzato l'ecchi, i disegni soprattutto del mangaka di Prison School, non so se avete presente, è una serie che comunque vi consiglio, anche se ovviamente è molto, ma tutta demenziale, non potete assolutamente perdervi Row Hero, perché veramente merita, perché è leggermente, ragazzi, ripeto, è leggermente più sensato, però i disegni del mangaka ci stanno tutti. Vediamo se riesco a aprire una scena. Aia, è difficile, no, non posso farvi vedere assolutamente nulla, ragazzi, perché lei c'è parecchio spinto. Però insomma, se cercate un manga con una storia tra mille virgolette, insomma,
dategli un occhio. E finalmente, per me, passiamo all'ultimo manga di questo secondo acquisti manga del mese di luglio. Anche in questo caso, ragazzi, è una novità assoluta di J-pop. L'ho tenuto per ultimo perché volevo proprio finire col botto. Questa è la storia forse che mi intrippa di più di tutte quelle che vi ho fatto vedere, perché c'è in mezzo Tokyo, perché c'è in mezzo un qualcosa di particolare, Tsugumi Project, il primo volume di Tsugumi Project. Mamma mia ragazzi, cos'è questo? Cos'è questo? Cioè, appena ho letto la trama ho detto mio Dio, appena ho visto l'immagine ho detto oh mio Dio, e dunque volevo portarvelo assolutamente. Prezzo di copertina di 6,50€ con la sua sovracopertina che vi faccio vedere immediatamente. Guardate che gasamento assoluto, ma la trama ragazzi è una cosa veramente oh mio Dio. Dunque vai, godetevela, beccatevela. Leon, soldato di elite di un'Europa militarista, viene costretto ad arruolarsi per una spedizione segreta. In un Giappone in rovina, abbandonato da oltre 200 anni, lui e i suoi compagni di sventura devono recuperare un'arma terrificante, nome in codice Tsugumi. Di essa si sa solo che ha un potenziale di distruzione tale che il mondo ha preferito annientare l'arcipelago giapponese con una pioggia di bombe atomiche piuttosto che permettere che il suo sviluppo fosse portato a termine. L'operazione però fallisce. L'aereo in cui viaggia Leon si schianta e lui si ritrova solo nella baia di Tokyo. Affamato, allo stremo delle forze, con una tuta antiradiazioni come unica protezione, scopre presto che la metropoli non è deserta come pensava. La sua sfida per la sopravvivenza ha inizio. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo secondo acquisti manga del mese di luglio. Io sto realmente crepando. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo la promozione del 5% che è sempre attiva sul sito Manga Mania, che trovate in descrizione. E che dire dunque ragazzi, un pollice in su è sempre apprezzato. Un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Ciao!